Sant'Ignazio di Loyola. Ignazio nacque nel castello di Loyola il 24 dicembre 1491, in Spagna. Era il più giovane di 13 fratelli. Aveva solo 7 anni quando morì sua madre. Nel 1506 divenne paggio al servizio di un parente, tesoriere del Regno di Castiglia. Nel 1517 Ignazio prese servizio nell'esercito del viceré di Navarra. Venne ferito gravemente durante la battaglia di Pamplona e a causa della ferita fu costretto per lungo tempo a letto nel castello di suo padre. Durante la lunga degenza ebbe l'occasione di leggere numerosi testi religiosi, in particolare la vita di Gesù e dei Santi. Nacque in lui il desiderio di cambiare vita e trascorrere un'esistenza basata sul suo lavoro e ispirata soprattutto a San Francesco d'Assisi e altre grandi figure di santi. Si recò in Terra Santa. Sua intenzione era di vivere come mendicante nella città dove visse Gesù Cristo, ma fu costretto a rientrare in Spagna. In quel periodo elaborò, sperimentandolo in prima persona, il suo metodo di preghiera e di contemplazione, basato sul discernimento. Queste esperienze sfociarono nei celebri esercizi spirituali, basati su un passo della seconda lettera ai Corinzi, dove San Paolo scrive: «Esaminate voi stessi». Gli esercizi presentano una serie di meditazioni sulle quali si dovranno formare i gesuiti. Durante la sua convalescenza, Sant'Ignazio ebbe l'occasione di visitare il monastero benedettino di Montserrat. Lì appese, il 25 marzo 1522, la sua armatura di cavaliere davanti a un'immagine della Vergine Maria durante una vera e propria veglia militare dedicata alla Madonna. Entrò poi nel monastero di Manresa, in Catalogna, dove praticò un severissimo ascetismo. Ebbe varie visioni, come raccontò più tardi nella sua autobiografia. La Vergine divenne l'oggetto della sua devozione cavalleresca. Nel 1528 si iscrisse all'Università di Parigi, dove rimase 7 anni, ampliando la sua cultura letteraria e teologica e cercando di interessare altri studenti agli esercizi spirituali. Trascinati dal suo esempio, ben presto si associarono a lui 6 giovani studenti presenti nell'Università di Parigi e tra questi il futuro San Francesco Saverio. Il 15 agosto del 1534 Ignazio ed altri 6 amici si incontrarono a Montmartre, impegnandosi con i voti religiosi e fondando la Compagnia di Gesù, allo scopo di vivere da missionari e di dedicarsi alla ospitalità nella città di Gerusalemme. Inoltre si impegnavano ad andare in qualsiasi luogo dove il Papa avesse ordinato loro. Nel 1537 quel piccolo gruppo di gesuiti venne in Italia per ottenere l'approvazione papale del loro nuovo ordine religioso. Papa Paolo III li approvò e consentì loro di essere ordinati sacerdoti. Allora si dedicarono alla preghiera e alle opere di carità in Italia. Infatti un nuovo conflitto tra l'imperatore, la città di Venezia, il Papa e l'impero ottomano rendeva impossibile qualsiasi viaggio a Gerusalemme. Con 2 suoi seguaci, Ignazio si portò allora a Roma allo scopo di far approvare dal Papa le costituzioni del suo ordine. Papa Paolo III confermò l'ordine della Compagnia di Gesù con la bolla papale Regimini Militantis Ecclesiae. Ignazio venne scelto come primo preposito generale della Compagnia di Gesù. Egli inviò i suoi compagni come missionari in tutto il mondo per creare scuole, istituti, collegi e seminari. Da Roma inviava
i giovani novizi fino a Loreto, a piedi, in pellegrinaggio, per pregare nella Santa Casa di Nazareth presente a Loreto. Nel 1548 vennero stampati per la prima volta gli esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali appartengono a quel genere di cose che si possono capire solo sperimentandole. Nei primi giorni, con le prime meditazioni, gli esercizi invitano l'uomo a cercare di capire per quale fine abbia ricevuto l'esistenza dal Creatore. In altri termini, che cosa Dio si aspetta che egli faccia di buono nella vita. Una volta presa coscienza del perché della propria esistenza, l'uomo verrà spontaneo a lui mettersi davanti agli occhi tutto il passato della propria vita. Scoprirà allora tutte le deviazioni che consapevolmente o inconsapevolmente si sono operate nell'anima a scapito del proprio vero bene. Allora dovrà superare l'ostacolo più difficile, cambiare, mutare, rinnovarsi. Ogni uomo solitamente progredisce o regredisce imitando l'esempio positivo o negativo di altri uomini. In un solo uomo, insegna Sant'Ignazio, la natura umana ha trovato la sua espressione più alta, e l'uomo Dio, Gesù di Nazareth. È quindi Gesù che Ignazio propone come esempio da imitare, fino a poter dire con San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Nel 1548 Ignazio fondò a Messina il primo collegio dei Gesuiti, il famoso prototipo di tutti gli altri collegi di insegnamento che i Gesuiti fonderanno con successo nel mondo, facendo dell'insegnamento il segno distintivo della loro compagnia. Nel 1554 Ignazio scrisse le costituzioni del suo ordine, imprimendo ad esso un'impronta monarchica. Nelle costituzioni si chiede un'obbedienza assoluta al Papa e ai superiori. Il motto dei Gesuiti è Ad maiorem Dei gloria, alla maggiore gloria di Dio. I Gesuiti hanno dato un apporto determinante al successo della Controriforma. Dal 1553 al 1555 Ignazio dettò al suo segretario padre Gonzales la storia della sua vita. Questa autobiografia, essenziale per la comprensione dei suoi esercizi spirituali, rimase però segreta per oltre 150 anni negli archivi dell'ordine. Sant'Ignazio di Loyola morì a Roma nel 1556 e venne canonizzato il 12 marzo 1622. Il suo corpo fu poi collocato in un'urna di bronzo dorato nella chiesa del Gesù a Roma. La festa religiosa viene celebrata il 31 luglio. Oggi i Gesuiti nel mondo sono circa 18.000, presenti in 112 paesi, organizzati in 85 province. La loro attività apostolica è vastissima, soprattutto nel settore della cultura, delle missioni e del mondo giovanile. Alla maggiore gloria di Dio.